Siamo qui con il dottor Roberto Massarotto, direttore marketing della Benelli Armi. Un crescente successo da parte del brand Benelli nel mondo venatorio. Vorrei due parole relativamente a questo. Innanzitutto grazie per i complimenti. Sì, un crescente successo dovuto a un costante impegno da parte di tutta l'azienda e da parte di tutti gli uomini che la compongono. Un successo soprattutto improntato a quelle che sono le innovazioni e le attenzioni e i servizi che l'azienda riesce chiaramente a indirizzare verso il consumatore e verso i mercati. Chiaramente la tecnologia, Benelli è un'azienda giovane, ha poco più di 40 anni, ma in poco più di 40 anni ha raggiunto una leadership mondiale, è un'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Le tecnologie fanno parte un pochino del nostro DNA, l'innovazione chiaramente è qualcosa che respiriamo quotidianamente e che riusciamo in modo tangibile a riversare sui nostri prodotti. Siamo l'azienda più tecnologica, siamo l'azienda che per prima ha portato in un fucile come semiautomatico il gusto per il bello, quindi quello che è il valore edonistico nell'arma. Siamo l'arma più affidabile attualmente presente sul mercato e per ultimo l'azienda che è in grado di offrire la gamma di fucili semiautomatici più vasta al mondo nei tre calibri, quindi parlo da più piccolo a più grande, dal 28 passando per il 20 fino a giungere al padre dei calibri che è il calibro 12. Siamo ad Exa, due parole anche sulla kermesse bresciana. Noi abbiamo visto passeggiando per gli stand che lo stand Benelli è uno in assoluto dei più gettonati della fiera. Una location molto ampia, molto accogliente, nello stile Benelli. Assolutamente sì, l'aspetto relazionale che la Benelli mantiene con la propria clientela penso sia un'altra delle chiavi di successo di questo, del nostro brand. Le persone, i cacciatori comunque che sono entrati nella nostra comunità, quindi che posseggono un Benelli, hanno veramente una relazione d'affetto, di rispetto verso Benelli, cosa che noi riversiamo chiaramente verso il consumatore. E questa ne è una comprova. Vedere lo stand Benelli colmo di gente entusiasta, di cacciatori che scoprono le novità Benelli, che scoprono la gamma Benelli, che chiedono informazioni con tutto il management e i tecnici disponibili a rendere loro chiaramente l'informazione più precisa possibile, penso che sia veramente il riflesso di quella che è la mentalità aziendale. Non dimentichiamo i servizi, un'azienda leader non è leader solo nel prodotto ma è leader anche nei servizi che sa e deve offrire, aggiungo io, a quello che è il consumatore finale, a quello che è chiaramente l'armiere, quindi tutta la catena commerciale. La gente che qui vediamo è sicuramente stimolante per continuare a far meglio, è chiaramente un buon segnale per il nostro mondo, talvolta tanto bistrattato, ma dove la passione è sempre presente, la passione permea tutti noi, il nostro settore, e questo ci deve far ben sperare chiaramente per un futuro che si prospetta, immagino, spero e mi auguro positivo. Questo della passione le assicuro che è uno degli elementi che traspare e traspira dal passeggiare, nel poter vedere nel vostro stand le armi esposte e anche il gusto con cui le persone le tengono in mano, le maneggiano, si divertono. Cioè, veramente una bella atmosfera, un'atmosfera positiva che si riflette poi anche, penso, appunto sul mercato. Assolutamente sì, l'arma ci appartiene, nel senso quando imbracciamo un fucile si instaura quel feeling tra l'uomo e l'arma. Il fatto di rendere un'arma anche piacevole, quindi a quello che è proprio l'aspetto ergonomico, piacevole nell'ammirazione proprio verso un oggetto che, ripeto, uno dei nostri punti di forza è fare prodotti belli, oltremodo che funzionali chiaramente e affidabili. Parliamo di armi, l'affidabilità è un punto imprescindibile così come è la funzionalità. L'aspetto estetico, cosmetico è un qualcosa in più.
che però veramente fa innamorare il consumatore del suo fucile, che lo porta orgoglioso in giro nelle sue battute di caccia, nelle sue avventure, e spesso questa è veramente la forma di comunicazione vecchia ma sempre molto funzionale e che porta sempre dei grossi contributi di immagine all'azienda. Diciamo che l'azienda opera ad Urbino, per cui diciamo è un po' quasi che si respira quest'area del Ducato di Montefeltro. Veramente anche il fatto di aver denominato i vostri fucili, cosa che a noi non è sfuggita, guarda caso Raffaello Sanzio, e quindi... Mi fa molto piacere che lei abbia colto questo aspetto, perché chiaramente Urbino è situata nel centro dell'Italia, nelle Marche, in quella che era la culla del Rinascimento. Veramente nell'aria che si respira si percepisce questo sapore, questo profumo della cultura e dell'arte, che noi cerchiamo veramente di migrare sui nostri prodotti. Quello che l'ho osservato è un'osservazione molto calzante. Spesso le armi sono battezzate con dei nomi che derivano da acronimi, da sigle, da nomi particolarmente aggressivi. Ecco, i nostri fucili si rifanno ai Raffaello, si rifanno al Duca di Montefeltro, si rifanno comunque a delle situazioni in cui c'è sempre la presenza culturale e dell'arte. E questa raffinatezza, questa eleganza, penso che siano praticamente figlie di questa situazione, che veramente è vecchia di 600 e passa anni, ma che noi portiamo avanti con estremo orgoglio, come se fosse chiaramente contemporanea. Beh, è un'eleganza che si riflette assolutamente nel vostro design, cioè non solo un'arma funzionale, non solo un'arma tecnologica, ma anche un bel prodotto da maneggiare. Assolutamente sì, il gusto, l'attenzione per il dettaglio qualitativo, la scelta dei materiali di prima chiaramente qualità, degli studi appropriati scientifici per l'ergonomia, sono veramente delle attenzioni che la Benelli pone in tutte le sue armi, e per tutte intendo dire da quello che noi consideriamo il fucile entry level del nostro catalogo fino ad arrivare alle serie più prestigiose. Se mi consente, vorrei chiudere questa parentesi estetica con una semplice frase dedicata al nuovo nato Raffaello, di cui avete discusso e avete elencato prima i pregi e le tecnologie. Il Raffaello è un fucile, e qui volevo far emergere un pochino quello che era veramente l'aspetto ontologico dell'arma. È un fucile talmente bello per eleganza e per stile, dalla tecnologia veramente intelligente, ma allo stesso tempo funzionale all'utilizzo, quindi con dei vantaggi veramente tangibili per il cacciatore. È un fucile dalle prestazioni ineguagliabili. Non voglio parire, sembrare presuntuoso, ma veramente non poteva che essere un Benelli. Speriamo di venire presto a trovarvi ad Urbino, o speriamo di poter essere vostri ospiti, perché c'è desiderio anche da parte del nostro canale di scoprire sempre più le aziende anche dall'interno, e sono convinto che ci riserverete delle piacevoli sorprese. Assolutamente sì, le porte della nostra azienda sono sempre aperte, siete benvenuti. E vivendo l'azienda, seppur per poche ore, penso che riuscirete a meglio capire quanto vi ho raccontato in questi brevi minuti. Dottor Massarotto, io la ringrazio. Grazie a lei, grazie a voi e buon lavoro. Grazie.